Ragazze, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Finalmente ce l'ho fatta dopo tanto tempo. Andrò a realizzare la famosissima line art che vi avevo promesso con l'F13 jeans di Passione Unghie, che è questo bellissimo blu, proprio color jeans. E le chiusurine, che sono invece dei sticker molto carine. Io ho già fatto la mia base, come potete vedere. Non vi ho messo nel video come realizzo la base, perché c'è un video apposito sia come preparo l'unghia sia appunto come io applico la base, che come saprete bene, l'HD Base Natural di Passione Unghie. Quindi bando alle ciance, se siete curiosi di vedere cosa vado a realizzare con questi due prodottini, continuate a vedere il video, noi ci vediamo per il risultato finale. Un bacio, ciao! Allora, eccomi qua. Allora, per accorciare un pochino i tempi, sono intanto andata a fare una passata monocolore su pollice, indice e mignolo con jeans F13 di Passione Unghie, mentre sul medio e l'anulare ho utilizzato il semipermanente, il SP01, sempre di Passione Unghie. Quindi adesso possiamo andare avanti. Allora, io volevo andare a fare un effetto perlato su medio e anulare, quindi andiamo a fare una bella passata di ultra gloss. Io intanto ho preparato la mia polverina effetto perlato, questo è quello della Born Pretty, scusatemi. Andiamo a passare non troppo tirata l'ultra gloss. Mi raccomando, bene ai bordi, altrimenti poi non aderisce la polverina e comunque si vedrà il bianco. Bene in punta, i laterali. Ok. Quindi andiamo in lampada per 30 più 5 secondi. Eccoci qua. Magari la polverina aprite per la prima, almeno state più comodi. Andiamo a tamponarla su tutta l'unghia. E poi con un movimento dall'alto verso in basso la, diciamo, facciamo aderire su tutta l'unghia. Mi raccomando, la punta, nei laterali. Facciamo la stessa cosa sull'anulare, passiamo tutta la polvere e poi dall'alto verso il basso. Mi raccomando, punta, laterali, e ecco l'effetto perlato. A me piace tantissimo questa polvere, è facilissima da applicare. Allora, scusate, vado prima a tappare il barattolino perché sennò sicuramente faccio cadere tutto. Prendiamo la nostra spazzolina a setole morbide e andiamo a spazzolare la polvere in eccesso. E a questo punto, prima di fare qualsiasi altra cosa, andiamo prima a sigillare con Gemma,
sempre di passione unghie, e questo garantisce una maggior durata di qualsiasi effetto, insomma, eh? Quindi io lo metto sempre, io le utilizzo solo per questo. Basta una, come si dice, una passata molto sottile, proprio a smalto, anche perché altrimenti si notano comunque dei solchetti, degli abballamenti, quindi invece se la fate tirata sicuramente non presenterà abballamenti e cose del genere. Bene, mi raccomando, punta, laterali, come sempre. Andiamo a fare anche l'anulare. Ok, e andiamo in lampada per 60 secondi. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a sigillare sempre medio anulare con Easy Gloss, così se per caso diciamo ci siamo, non abbiamo coperto qualche parte dell'unghia, diciamo senza, cioè col gemma, andiamo a passare questo e diciamo ci dà un'ulteriore sicurezza, perché poi noi dovremo andare comunque a sgrassare, e se la polvere non è coperta dal finish ovviamente andrà via. Quindi andiamo a sigillare con Easy Gloss per essere diciamo più sicuri, anche perché poi su queste due unghie dobbiamo comunque andarci a lavorare, così anche se sbagliamo dobbiamo comunque diciamo correggere un lavoro, e quindi passare, ecco, il pad con il cleanser possiamo tranquillamente farlo, perché comunque l'effetto è protetto. Bene, mi raccomando, bene bene i lati, giro cuticole, punta, laterali, stessa cosa con l'anulare. Non serve diciamo abbondare con Easy Gloss, anzi Easy Gloss più diciamo lo passate in maniera tirata, quindi proprio a smalto, più asciuga meglio e quindi poi risulta anche più lucido, insomma, e via dicendo. Oh, quindi una volta che siamo certi di aver sigillato bene le nostre unghiette, le andiamo a mettere in lampada per 60 secondi. Qui usciti dalla lampada andiamo a sgrassare le nostre unghiette, eccole qua, precise, senza alcun problema. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora, andiamo a prendere le nostre chiusurine, una pinzetta, e andiamo a prendere quella che preferiamo. Io volevo prendere questa qui, vediamo se ci riesco. Eccola qua, speriamo che... Eccola qua, fortuna non l'ho rotta. Ora andiamola a appoggiare molto delicatamente, quindi senza fare pressione, perché
ci servirà più che altro, diciamo, per prendere le misure. Giustamente vi starete chiedendo le misure di cosa. Adesso ve lo farò vedere, quindi una volta posizionato lo sticker come ci piace, molto, mettetelo in maniera molto delicata, senza farlo aderire del tutto, non è che mi faccia impazzire. Ok, forse è così. Scusate, ma non è molto semplice quello che voglio fare. Ok, allora, eccoci qua. Quindi abbiamo capito che lo vogliamo mettere così. Cosa andiamo a fare? Prendiamo un pennellino. Io questo qui, uso questo qui, il numero 11, questi li ho presi da AliExpress. Ah no, scusate, ne ho l'11. Pardon, il 5 che è quello a setole più corte, e vado a prendere il color jeans e mi vado vado a mettere dei puntini proprio qui all'estremità, diciamo, della chiusurina. Vedete qua, quindi qua, qui sopra. E questo qua servirà per darci una linea guida e poi vedrete anche il perché. Mettiamo qui e uno qui, proprio a V. Ok, allora andiamo a rimuovere. Andiamo a rimuovere l'adesivo, lo sticker. Facendo attenzione a non cancellare i nostri puntini, allora, lo riposizioniamo sulla cartina. Come vedete, adesso abbiamo tre puntini. Quello che dobbiamo andare a fare è cambiamo il pennello, prendiamo il numero 5, che era quello a setole, diciamo, corte. Io ho scelto questo qui, che è il lila pastello, sempre di Passione Unghie. Voi potete scegliere ovviamente qualsiasi colore vi piace di più, e andiamo a fare dei fiorellini seguendo più o meno la V che diciamo abbiamo tracciato con i puntini. Facciamo tutte goccioline, eh? Piccole goccioline che vanno a formare proprio il nostro piccolo fiorellino. Così. Ora vado a fare gli altri e torno subito. Eccomi qua, sono tornata, ho terminato. Scusate, c'è un po' di polvere sulla mano. Vi faccio vedere. Sono praticamente andata a riempire tutta la V che ho tracciato più o meno con i fiorellini, con i puntini di fiorellini. Quindi vado in lampada per far asciugare i fiorellini e ci vediamo subito. Eccomi qua, dopo 30 secondi ci siamo, questi sono i fiorellini. Cosa andiamo a fare adesso? Prendiamo il color jeans, eccolo qua, e un dotter con diciamo una punta fina fina fina, cioè piccola piccola piccola, e andiamo a fare proprio diciamo il centro dei fiorellini con un puntino. Eccoli qua, andiamo in lampada 5 secondi perché il jeans, come abbiamo visto, è un fast, e torno subito.
Ok, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a prendere il nostro pennello con le setole lunghe e andiamo ad unire i puntini che abbiamo fatto della V. Ovviamente non vi preoccupate di passare sopra i fiori, perché quelli poi, quelli diciamo che cadranno all'interno della V, ovviamente non serviranno, quindi verranno comunque, tra virgolette, cancellati. Io l'ho fatti solo per. Semplicemente per comunque per dare comunque una continuità, no? Per non far vedere magari spazi bianchi, eccetera. Quindi, una volta tracciata la nostra V, andiamo a riempire. Io uso questo pennello. Andiamo a riempire tutta la parte qui. Allora, ecco, andiamo in lampada per 30 secondi e poi facciamo un'altra passata per coprire meglio appunto i fiorellini in più. Eccoci qua. Andiamo con una seconda passata. Ok, torno in lampada per 30 secondi. Allora, eccoci qua. Allora, andiamo a passare un pochino di cleanser per togliere la dispersione del lilla, perché il lilla è un classico, quindi ha dispersione. Poi andiamo a prendere un mattoncino molto, diciamo, consumato e andiamo leggermente a passare sull'unghia senza fare troppa pressione, altrimenti va a diciamo a graffiarsi il colore. Questo perché purtroppo, essendo il jeans un fast, quindi non necessita di sigillatura, al momento in cui andiamo a mettere un finish potrebbe ritirarsi in punta, poi si scrosta. Vabbè, queste sono cose che mi sono capitate, ecco perché le dico, va a finire che qualcuno di voi ha fatto una sigillatura classica, cioè nel senso sul fast ha messo il sigillante e ha retto, visto che a me mi è capitato anche con altre persone che si è andata a scrossare comunque il finish in punta, allora preferisco andarci con i piedi di piombo e quindi andare a bufferizzare e poi a sigillare. Allora, prima di sigillare andiamo a posizionare il nostro sticker. Eccolo qua. Sono piena di polvere. Non ho capito perché. Scusatemi, ma c'è molta polvere. Mannaggia. Oh. Ok, quindi andiamo a posizionare la nostra chiusura
chiusurina. Te pare? Scusate, che comunque dobbiamo metterla precisa precisa. Una volta che vediamo che più o meno è posizionata bene, andiamo a pigiare per far aderire lo sticker. Mi sembra che comunque abbia aderito. Se volete essere sicuri, prendete un bastoncino di questo, che è quello per le cuticole, e passateci sopra, così che è sicuro che aderisce. Non mi sono resa conto, ragazzi, che qui non era posizionato nel modo corretto, quindi lo vado un pochino a ristaccare. Ok, eccoci qua, andiamo a riattaccare bene. Questi stickers mi piacciono molto perché, a parte si attaccano, che è una favola, ma sono anche molto sottili, quindi anche quando li andate poi a sigillare non danno problemi di rilievo, di sollevamento, eccetera. L'importante è che li fate aderire molto bene. Ok, io direi di andare intanto a sigillare questa, almeno ci assicuriamo che lo sticker rimanga lì dove è, e per farlo vado ad utilizzare l'acqua gloss. Mi raccomando, sigillate bene lo sticker, soprattutto qui vicino alle cuticole. Ok, l'acqua gloss mettetelo un pochino più abbondante, a differenza dell'Easy Gloss c'è bisogno di mettere uno strato leggermente più abbondante. Non esageratamente, però molto di più rispetto all'Easy Gloss. Proprio per... Ok, vado a mettere lampada per 60 secondi. Eccoci qua. Allora, vado a sgrassare. E possiamo continuare con le prossime. Ok, allora adesso cosa vado a fare? Vado a prendere sempre il color jeans con un pennello con la punta questa qui corta, e al medio vado a fare proprio dei tratteggi come se fossero le cuciture del jeans. Quindi ora facciamo che devo arrivare qui. Ok. Faccio un'altra così, quindi da qui arrivo qui.
un'altra sopra. Da qui puoi arrivare qui. Fate di puntini, almeno vi danno una mano, per non andare troppo storti. Vado in lampada per 5 secondi. Allora, uscita dalla lampada, andiamo a prendere un altro sticker. Questa volta però voglio prendere questo qui con la chiusurina chiusa, insomma, non aperta. E la vado a posizionare qui, vicino alla linea questa tratteggiata. Prendo questo qui e vado a far aderire la chiusurina. Eccola qui, che carina. Ok, adesso andiamo a fare questo tratteggio che ho fatto con il colore jeans, la stessa, diciamo, lo stesso tratteggio, però lo andiamo a fare col pure white sul color jeans, quindi bianco sul color jeans. Vado a fare questo tratteggio e ci vediamo subito. Allora, eccomi qua, ho fatto anche tratteggi, quelli bianchi. Sono semplicemente andata a fare tutti questi piccoli rattini. Qui ho fatto una doppia cucitura, qui invece una singola e niente. Vado un pochino a bufferizzare, sempre per il motivo della che vi ho detto prima. Leggero leggero, non dovete fare pressione. Mi raccomando, utilizzate comunque un mattoncino abbastanza già consumato. Io andrei pure un pochino qui, attenzione alla chiusurina, mi raccomando, scusate, sono uscita dall'inquadratura, dicevo attenzione alla chiusurina. Ok, andiamo a togliere polvere. Ok, andiamo a sigillare con acqua gloss e andiamo a mettere 60 secondi in lampada e ci vediamo dopo per il risultato finale. Ed ecco a voi il risultato finale, molto belle, mi piacciono veramente tanto, danno molto l'idea del jeans. E che dire, niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, che questa nell'arte vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un bel pollice in su e attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!